Continuano i servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e della Polizia Municipale di Napoli, incentrati nella lotta all'abbandono dei motocicli e delle auto. I mezzi, in evidente stato di abbandono, intralciano le strade restando per mesi accantonati, risultando uno sfregio per la città. Le operazioni svolte nel giro di 24 ore dai carabinieri della compagnia Napoli Centro e dal nucleo veicoli abbandonati della Polizia Municipale si sono incentrate in via Santa Caterina da Siena e in salita vetriera dei Quartieri Spagnoli. Rimossi 30 mezzi in tutto, 26 ciclomotori e 4 auto. I veicoli erano in stato di abbandono o rubati. Questo servizio ha permesso di ripulire le strade del quartiere e continuerà nei prossimi giorni e nelle altre zone della città. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e la Polizia Municipale Partenopea invitano tutti i cittadini a rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare la presenza di mezzi abbandonati per le strade, spesso privi di assicurazione.